Yashoda Nandana Brajadana Randana Yamuna Tira Vannachare Yamuna Tira Vannachare Jaya Radha Madhava Kunjabi Hare Jaya Radha Madhava Kunjabi Hare Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhare Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhare Yashoda Nandana Brajadana Randana Yashoda Nandana Brajadana Randana Jamuna Tira Vannachare Jamuna Tira Vannachare Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasadi Gaura Vakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Patita Pavana, Ki Jai. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Allora, leggiamo dalla Sri Chaitanya Charitamrita il verso numero 4 dell'Alidila, il capitolo 1, Alidila, verso numero 4. Questo capitolo è intitolato I Maestri Spirituali. Leggeremo prima il verso e con la traduzione di Srila Prabhupada e poi una conferenza che Srila Prabhupada ha tenuto su questo verso a Mayapur il 28 marzo del 1975. Allora, leggiamo prima il verso, ora leggo solo io, no, giusto? Posso ripetere pure io. Allora. Anarpita charim chirat, anarpita charim chirat, karunaya vattirn. Anarpita charim chiratka runaya vatirnakalu. Anarpita charim chiratka runaya vatirnakalu. L'ho diviso alle allori a ca. Samarpaitum unatujvala rasam svabhakti shriyam aripurata sundara dyuti kadambasandipita Sadaridaya kandare spura tu vasacinandana. Allora, la traduzione parola per parola. Anarpita, anarpita, non distribuito, non distribuito. Charim, charim, essendo stato in passato, essendo stato in passato. Chirat, chirat, per un lungo tempo, per un lungo tempo. Karunaya, per la misericordia senza causa. Avatirna, avatirna, disceso, disceso. Kalu, kalu, nell'era di Kali. Nell'era di Kali. Samarpaitum, samarpaitum, per distribuire. Per distribuire. Unnata, unnata, elevato, elevato. Ujvalarasam, ujvalarasam, dolce sentimento coniugale. Dolce sentimento coniugale. Svabhakti, svabhakti, del suo servizio. Del suo servizio. Shriham, shriham, il tesoro. Il tesoro. Hari, hari, il Signore Supremo. Il Signore Supremo. Purata, purata, dell'oro. Dell'oro. Sundara, sundara, più bello. Più bello. Duty, duty, dello splendore. Dello splendore. Kadamba, kadamba, con una moltitudine. Con una moltitudine. Sandipita, sandipita, illuminato, illuminato. Sada, sada, sempre, sempre. Ridaya kandare, ridaya kandare, nel profondo del cuore. Cuore. Spuratu, spuratu, che si manifesti. Si va, va, vostro. Sacinandanaha, il figlio di madre Saci. Figlio di madre Saci. Allora, la traduzione di Srila Prabhupada è questa.
che questo stesso Signore, conosciuto come il figlio di Srimati Sachidevi, rimanga situato in modo trascendentale nel più profondo del vostro cuore. Risplendente della radiosità del loro fuso, egli è apparso in queste radicali per la sua incondizionata misericordia, al fine di distribuire ciò che nessun altro avatara aveva mai offerto prima, la più sublime e radiosa conoscenza spirituale del dolce sentimento di servizio a lui offerto. Allora, ripetiamo il verso. Che questo stesso Signore, conosciuto come il figlio di Srimati Sachidevi, Rimanga situato in modo trascendentale nel più profondo del vostro cuore. Risplendente della radiosità del loro fuso. Egli è apparso in queste radicali per la sua incondizionata misericordia. Al fine di distribuire ciò che nessun altro avatara aveva mai offerto prima. La più sublime e radiosa conoscenza spirituale del dolce sentimento di servizio a lui offerto. Quindi non c'è la spiegazione di Srila Prabhupada, ma c'è subito questa conferenza che Srila Prabhupada ha tenuto su questo stesso verso a Mayapur, ricordiamo, il 28 marzo del 1975. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chashurumirita Mienata Shmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vashtaya Bhutale Shimate Marusevita Prabhuiti Namine Dasya Tsepa Upala Siyani Maganay Nenantaram Rupasya Panane Shisham Prerakaya Namosute Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Tinyamine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Pashati Adeshatatine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Allora, siamo a Mayapur, 28 marzo del 1975, Prabhupada che parla, in realtà adesso è un suo discepolo Nitai che sta ripetendo il verso che abbiamo appena letto dall'inglese, quindi un po' di pazienza. Allora, possa il Signore, che è conosciuto come il figlio di Srimati Sachidevi, essere trascendentalmente situato nella parte più interna, più profonda della camera del vostro cuore, risplendente con la radiosità del loro fuso. Lui è apparso nelle radicali per la sua misericordia senza causa, per concedere quello che nessuna incarnazione aveva mai offerto prima, la più sublime e radiosa conoscenza spirituale del gusto nettario del suo servizio. E poi c'è Prabhupada, che ripete un'altra volta il verso sanscrito, e poi comincia proprio la vera e propria conferenza. Questa, poi Prabhupada. Questa è la benedizione di Srila Rupa Goswami ad ognuno. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Cita questo verso di, che è una glorificazione a Rupa Goswami. Questo verso significa... Quando Srila Rupa Goswami Prabhupada, che ha istituito in questo mondo materiale la missione di soddisfare il desiderio di Sri Chaitanya, mi darà rifugio ai suoi piedi di loto, quindi sta citando questo verso Srila Prabhupada, una glorificazione di Rupa Goswami, il desiderio di seguire le orme di Rupa Goswami. E poi Prabhupada continua, noi dovremmo pregare Rupa Goswami per avere le sue benedizioni, così che possiamo comprendere qual è la reale posizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu è l'incarnazione più misericordiosa perché ci concede Krishna Prema. Srila Rupa Goswami lo ha compreso.
Srila Sarvabhauma Bhattacharya lo ha compreso. E noi dovremmo prendere da conto il loro punto di vista, dovremmo tenere da conto il loro punto di vista, quello che hanno studiato riguardo a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mi sta citando alcune grandi autorità per quanto riguarda la comprensione di Dio, quindi Rupa Goswami, Srila Sarvabhauma Bhattacharya. Poi Prabhupada continua. Srila Rupa Goswami dice: all'inizio Sri Chaitanya Mahaprabhu fu apprezzato da Srila Rupa Goswami come Maha Vadanyaya Avatara. Questa è una frase che Rupa Goswami stesso ha recitato quando ha incontrato, non so se è una delle prime volte o la prima volta, Chaitanya Mahaprabhu, dicendo uno slogan che recitiamo spesso anche noi, Namo Maha Vadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gura Tuishana Maha, cioè gloria, omaggi a Sri Chaitanya Mahaprabhu che è l'incarnazione più misericordiosa, e perché è apparso per darci la cosa più preziosa, cioè l'amore per Krishna. Maha Vadanyaya Avatara, cioè l'avatara più misericordioso, più munifico. Ci sono molte incarnazioni di Krishna. Keshava Drita Mina Sharira Jaya Jagadishare, Keshava Drita Nishinga Rupa Jaya Jagadishare. Qui ci dà una canzone di Jayadeva Goswami, che è da cui troviamo anche alcune preghiere a Nishingadeva, del Nishingadeva Pranam, che recitiamo ogni mattina. In pratica, ci dà i primi versi di questa canzone, che dice: O Keshava, o Signore dell'universo, o Signore Ari che hai assunto la forma di pesce, tutte le glorie a te, volendo dare protezione ai Veda, rimasti immersi nel mare turbolento della devastazione, hai preso la forma di un gigantesco pesce, svolgendo così le funzioni di una nave. E poi Jayadeva Goswami continua questa glorificazione delle varie manifestazioni di Krishna, e tra cui c'è anche Nishingadeva, il pranama che recitiamo, la preghiera che recitiamo ogni mattina, almeno una parte delle preghiere di Nishingadeva che recitiamo ogni mattina, vengono prese da questa canzone di Jayadeva Goswami. Prabhupada fa spesso riferimento a questi poeti, questi cantanti Vaishnava, che in queste canzoni sono dense di concetti spirituali molto profondi. Qui Prabhupada continua: ci sono molte incarnazioni, fa riferimento a Jayadeva Goswami, molte incarnazioni, ma questa incarnazione, Sri Chaitanya Mahaprabhu, è Anarpita Charim Chirat. Sta citando la prima linea del verso, significa che sta dando qualcosa che nessuno aveva mai concesso prima. Anarpita Charim Chirat. La misericordia di questa incarnazione è illimitata, non è stata mai data prima. Questa è la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lui ha distribuito la più confidenziale parte dell'amore per Dio, dice Prabhupada. Sebbene noi stiamo vivendo in questa età caduta, il Kali Yuga, sebbene lui sta dando la piattaforma più alta dell'amore per Krishna, Anarpita Charim Chirat, ripete ancora la prima linea del verso. Perciò si suppone che lui sia l'incarnazione più munifica, più misericordiosa, dice Prabhupada. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, ripete un'altra volta l'affermazione di Rupa Goswami. Lui sta dando direttamente Krishna Prema, cioè l'amore per Krishna, il quinto obiettivo della vita umana. Poi Prabhupada continua: è molto difficile comprendere Krishna, che dire di comprendere le sue relazioni d'amore? Questo è un punto importante. Già è molto difficile comprendere Krishna, che dire quindi delle sue relazioni d'amore, che sono qualcosa di ancora più intimo. È molto difficile, dice Prabhupada, e cita un verso della Bhagavad Gita: Manushyanam sahasreshu kashit yatati siddhaye yatatam apisiddhanam kashin vettimam tattvatah. Questo è il terzo verso del settimo capitolo della Bhagavad Gita, che dice: fra migliaia di persone forse una cercherà la perfezione, e fra coloro che la raggiungono raro è colui che mi conosce veramente, dice Krishna nella Bhagavad Gita. È molto raro trovare un devoto di Krishna, una persona che conosce Krishna. Ci sono alcune persone che tendono di realizzarsi spiritualmente, già queste sono molto rare. Tra milioni e milioni di persone ce n'è forse una che desidererà la conoscenza spirituale, tra quelle poche che la desiderano, e poi ci sono alcune che la raggiungono, questa perfezione spirituale.
E tra quelli che raggiungono questa perfezione spirituale significa liberarsi dalle grinfie della materia, in questo caso. Tra quelli che la raggiungono, è raro colui, la persona che lo conosce veramente, dice Krishna nella Bhagavad Gita. Quindi Prabhupada dice è molto difficile comprendere Krishna. Krishna personalmente dice che è molto difficile comprenderlo. È così, dice Prabhupada, ma la misericordia di Sri Chaitanya è così illimitata che lui non solo ci sta aiutando a comprendere Krishna, ma ci sta anche dando direttamente l'amore per Krishna. E questa è la suprema piattaforma dell'amore. Ed è stata sperimentata dalle gopi. Le relazioni delle gopi con Krishna sono considerate essere le più alte. Chaitanya Mahaprabhu, lui ha raccomandato Ramya Kachit Upassana Vrajavadu Vargena Yakalpita. Vrajavadu, le gopi, le damigelle di Vrindavana, loro adorano Krishna nelle relazioni d'amore più elevate. Loro non conoscono queste le gopi non conoscono altri che Krishna. Per Krishna sacrificano ogni cosa, l'onore, il prestigio, ogni cosa. Il loro marito, i loro figli, la famiglia, questo è lo standard delle gopi. Perciò Sri Chaitanya, l'incarnazione di Sri Chaitanya Mahaprabhu è accettata da Srila Rupa Goswami in molti versi. Uno dei versi è qui, e ripete la prima linea del verso. Anarpita charim chirat karuna yavatirna kalo. Cioè è apparso kalo in queste radicali ed è molto misericordioso. Karuna. Allora, così noi dovremmo prendere rifugio in Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questa è la benedizione di Rupa Goswami e lui dice, ripete le ultime due linee di questo del verso di oggi, Hari pura tasundara di utika damba sandipita sadiridaya kandare spuratu va sacinandana. Cioè possa questo signore dalla carnagione dorata rimanere fisso, trascendentalmente, dice, rimanga trascendentalmente situato nel più profondo del vostro cuore. Bisogna sempre ricordare Krishna con un atteggiamento positivo, non con un atteggiamento negativo, come ho fatto, perché si può ricordare anche Krishna con un atteggiamento negativo, ma non è quello raccomandato. Ad esempio Kamsa, che era lo zio di Krishna, lo ricordava sempre Krishna, ma in maniera negativa. Invece Rupa Goswami dice che possa questo signore essere trascendentalmente situato, in maniera rimanga fisso quindi nel vostro cuore, in maniera positiva, in maniera tale che voi possiate contemplarlo, adorarlo. Lui ci sta dando la sua benedizione, che questa forma della suprema personalità di Dio, Hari, possa sempre rimanere dentro al vostro cuore, nel profondo del vostro cuore, dice Prabhupada. Se noi semplicemente manteniamo Sri Chaitanya Mahaprabhu dentro al nostro cuore, allora sarà molto facile capire chi è Krishna. Perché se comprendete Krishna, allora la vostra vita sarà piena di successo. Jamma karma cha divyam me, o cha me divyam, yujanati tatvatha. Questo è un altro verso della Bhagavad Gita, un altro verso molto importante, il nono verso del quarto capitolo. Dice Jamma karma cha me divyam evam vyoveti tatvatha ti aktva deham punar jamma naiti mam eti surjuna. Cioè chiunque conosce la natura trascendentale delle mie apparizioni, delle mie attività, non dovrà più rinascere Arjuna nel mondo materiale, ma raggiungerà la mia eterna dimora. Quindi è sufficiente comprendere Krishna, è sufficiente comprendere che la nascita di Krishna e le attività di Krishna non sono comuni per poter raggiungere la piattaforma della perfezione, cioè tornare a casa. Questa non è la nostra casa, attualmente non ci troviamo a casa, siamo fuori casa. Questo soltanto, dice Prabhupada, Jamma karma cha me divyam, cioè conoscere la natura di Krishna, la nascita di Krishna, le attività di Krishna, solo questo. Il nostro movimento per la coscienza di Krishna significa provare a comprendere Krishna. Allora la vostra vita sarà piena di successo. Krishna dice, chiunque
mi comprenda, chiunque, perché io vengo qui, quali sono le mie attività, tyaktva deham punarjamma, ripete un'altra volta il verso della Bhagavad Gita, diventa liberato. Dopo aver abbandonato questo corpo, lui non accetta un altro corpo materiale. Nel suo stesso corpo spirituale torna a casa, torna da Dio. Questa è la nostra coscienza di Krishna. Quindi se si comprende Krishna, si torna a casa. Non si rinasce più. Poi Prabhupada continua. Se voi non passate attraverso Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, sarà molto difficile comprendere Krishna. Questo è pratico. Proprio come voi, ricordiamo che ci troviamo a Mayapur, quindi Prabhupada sta facendo riferimento all'assemblea, dice, proprio come voi, ragazzi e ragazze dei paesi occidentali, voi avete, vi siete dedicati a Krishna in maniera così seria. Perché? Perché noi stiamo provando a comprendere Krishna attraverso Chaitanya Mahaprabhu. Noi dovremmo seguire questo principio. Non ci sarà nessuna difficoltà a comprendere Krishna. Non appena voi comprendete Krishna, la vostra vita è piena di successo. Naturalmente noi non possiamo comprendere Krishna pienamente. Prabhupada, in una spiegazione del Bhagavatam, dice che noi possiamo comprendere Krishna nella misura, se lui si vuole far comprendere da lui, da noi, e comunque in una certa misura, perché Krishna è illimitato e noi siamo molto limitati. Però se lui vuole farsi comprendere, in una certa misura noi possiamo comprenderlo. Qui dice, noi non possiamo comprendere Krishna pienamente. Però per quanto è possibile, almeno se comprendiamo che Krishna è la suprema personalità di Dio, questo è più che sufficiente. È sufficiente, più che sufficiente. Krishna stu Bhagavan svayam, cita un verso dello Srimad Bhagavatam, che significa che Krishna è proprio Dio, la persona suprema. Krishna dice nella Bhagavad Gita, Matta parataram nanyat kinchidasti dananjaya, un altro verso che significa tutto su me riposa come pelle su un filo, niente è scollegato da me, dice Krishna nella Bhagavad Gita. Haham sarvasya prabhava, c'è un altro verso della Bhagavad Gita che dice, io sono la fonte di tutto ciò che esiste, da me emanano sia i mondi spirituali che i mondi materiali. Poi un altro verso ancora dice, Haham hadiri devanam, io sono la fonte di tutti i deva, tutti gli esseri celesti. Queste cose sono lì, già stabilite, ma i cosiddetti studiosi e politici, loro interpretano male, in modo differente, e sviano la folla, sviano le persone. Sta andando avanti, questa cosa sta andando avanti. Poi Prabhupada dice, perciò, a dispetto, nonostante la Bhagavad Gita venga letta in tutto il mondo da almeno 200 anni, nemmeno una persona è diventata un devoto di Krishna. Questo è il difetto. Provate a comprendere Krishna attraverso Chaitanya Mahaprabhu e, come noi abbiamo ripetutamente detto, che attraverso Chaitanya Mahaprabhu voi comprendete Krishna e diffondete questo culto in tutto il mondo. Cioè, una volta che avete compreso chi è Krishna, qual è il passo successivo? Dice, ditelo a tutti. Le persone stanno soffrendo per la mancanza di coscienza di Krishna. Quindi sono due punti. Le persone stanno soffrendo perché cosa? Perché manca la conoscenza di Krishna. Questa è la motivazione per cui le persone stanno soffrendo. Questa è la vera motivazione, non ce ne sono altre. Non è con mancanza di ricchezza, mancanza di qualcos'altro, ma mancanza di conoscenza di Krishna. Se manca Krishna, manca tutto, perché Krishna è il tutto. Così questo movimento, dice Prabhupada, è specialmente destinato a stabilire il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu è che tu diventi, ognuno di voi può diventare, voi diventiate un guru. Come diventare un guru? E Prabhupada cita un verso della Chaitanya Charitamrita, Yare Dekka Tare Ka Krishna Upadesha, che significa istruisci, questo è un verso che ha citato anche nell'altra conferenza. Quindi
ci tiene particolarmente, Prabhupada. Istruisci fai in modo da istruire ognuno a seguire gli ordini di Krishna, come sono dati nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. In questo modo diventa un maestro spirituale e prova a liberare ognuno su questa terra. Questa è una citazione della Chaitanya Charitamrita, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu sta istruendo il Kurma Brahmana, Brahmana Kurma, durante il suo viaggio nel sud dell'India. Brahmana Kurma era una persona che aveva una famiglia, e lui voleva seguire Sri Chaitanya Mahaprabhu, ma Sri Chaitanya Mahaprabhu gli disse: no, continua a vivere la tua vita di famiglia, però istruisci tutti, ora hai imparato chi è Krishna, diffondi questo messaggio, diffondi la conoscenza della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam. Non è necessario che diventi un sannyasi, una persona rinunciata, no, rimani dove sei e cerca di istruire tutti su questa grande scienza. Quindi Yare Dekkattare Ka Krishna Upadesha. E Prabhupada continua: semplicemente questa qualificazione è sufficiente, non adulterare il Krishna Upadesha, cioè Upadesha significa l'istruzione, non alterare l'istruzione di Krishna, dice Srila Prabhupada. Semplicemente presentate Krishna, dite quello che Krishna dice, così com'è. Allora ognuno di noi diventerà un guru, ognuno di voi diventerà un guru. Non adulterare. Io penso, la mia opinione, queste sono delle cose senza senso, dovrebbero essere abbandonate. Noi dovremmo sempre essere consapevoli che siamo creature insignificanti. La nostra opinione e il nostro pensiero, il nostro pensare non ha nessun valore, dice Srila Prabhupada. È molto forte, dice: la nostra opinione e il nostro pensare non ha nessun valore. Has no value, dice in inglese. Nessun valore. È esattamente il contrario di quello che succede oggi, invece, in cui sembra invece che è importantissimo avere un'opinione, ma tutti hanno un'opinione, come tutti hanno un naso, tutti hanno un'opinione. Quindi non è neanche una cosa originale, ce l'hanno tutti l'opinione. E Prabhupada dice che non ha nessun valore, nessun valore. Dovrebbero essere abbandonate. Questo dovrebbe essere il primo principio. Noi dovremmo dare un'opinione alle parole di Krishna, dice Prabhupada. Se è una persona più autorevole di Krishna, questa è stupidità. Provare a diventare più di Krishna. Ci sono così tanti mascalzoni. Loro dicono: ora noi siamo avanzati, noi sappiamo più di Krishna, così possiate essere salvati da questi mascalzoni. Voi comprenderete Krishna e attraverso Chaitanya Mahaprabhu comprenderete qual è la posizione di Krishna, qual è la vostra relazione con Krishna, qual è l'ultimo obiettivo della vita. Queste cose saranno chiaramente manifestate, mostrate. Poi Prabhupada continua ancora, dice: la Sri Chaitanya Charitamrita è stata scritta per questo scopo, cosicché una persona che è seria riguardo alla coscienza di Krishna possa comprendere Krishna attraverso la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questo è voluto. Non puoi saltare la coscienza di Krishna senza passare attraverso la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Passare attraverso Sri Chaitanya Mahaprabhu significa passare attraverso i sei Gosvami. Questo è il sistema Parampara. Perciò Narottam Das Thakur dice, e cita un'altra canzone Vaishnava di Narottam Das Thakur, due linee: Ei chai go shai jar tarmuidas tasabara padarenu mora pancia grassa, che è la canzone che cantiamo anche noi ogni tanto. Ariya Raya Namakrishna Yadavaya Namaha. Il sesto sloga è questo sloga: Ei chai go shai jar muitar das tasabara padarenu mora pancia grassa. Che significa? Significa: io sono il servitore di chiunque sia un servitore di questi sei Gosvami, dice Narottam Das Thakur. La polvere dei loro piedi di loto è il mio alimento in cinque forme. Usa un paragone molto forte, l'alimentazione, no? Noi siamo quello che mangiamo, no? Incameriamo qualcosa,
Narottam Das Thakur dice: la polvere dei piedi di loto di questi devoti deve essere il mio alimento. Qui dice Narottam Das Thakur. Ora, adesso non prendiamo alla lettera, cerchiamo di prendere la polvere e condirla, magari. No, non significa questo, che dobbiamo mangiare la polvere dei devoti. Non significa questo, non dobbiamo prendere alla lettera né imitare. Significa che dobbiamo seguire alla lettera le istruzioni dei sei Gosvami e dei grandi devoti che ci hanno preceduto. Questo significa: la polvere dei loro piedi di loto è il mio alimento in cinque forme. Cioè, in tutti i modi noi dovremmo cercare di seguire queste istruzioni senza deviare. E quindi Srila Prabhupada cita questo shloka di questa canzone di Narottam Das Thakur. Questo è il sistema parampara. Non potete saltarlo. Non potete saltarlo, dovete andare attraverso il sistema, dovete passare attraverso il sistema parampara, è impossibile, quindi non si può bypassarlo. Dovete passare attraverso il vostro maestro spirituale, dal vostro maestro spirituale ai sei Gosvami, attraverso i sei Gosvami voi vi avvicinerete a Sri Chaitanya Mahaprabhu, e attraverso Sri Chaitanya Mahaprabhu vi avvicinerete a Krishna. Quindi c'è tutta una gradualità. Questo è il modo. Quindi abbiamo detto maestro spirituale, Gosvami, Chaitanya Mahaprabhu e poi Krishna. Almeno quattro passaggi. Prima di arrivare a Krishna, non Krishna direttamente, non io sento Krishna nel cuore, Krishna mi sta istruendo, no. Dice maestro spirituale, Gosvami, Chaitanya Mahaprabhu e poi Krishna. Questo è il modo. Perciò Narottam Das Thakur dice, e ripete un'altra volta lo shloka di prima, e Chaigo Shairjar Tarmuidas, sono il servitore di queste persone. Noi siamo servitori dei servitori. Questa è l'istruzione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gopi, Bartu, Pada, Kamalayor, Das, Das, Anuras. Sta citando un verso che ha citato anche nell'altra conferenza, quindi vuol dire che è un verso molto importante del Padiavali, che significa: non sono un brahmana, questa è una, si trova anche nella Chaitanya Charitamrita questo verso, non sono un brahmana, non sono un kshatriya, non sono un vaishya, non sono un shudra, non sono un brahmachari, non sono un capofamiglia, non sono un vanaprasa, non sono un sannyasi. Io mi identifico soltanto come servitore del servitore del servitore dei piedi di loto di Sri Krishna, colui che mantiene le gopi. Lui è come un oceano di nettare e lui è la causa della beatitudine trascendentale universale. Sta sempre esistendo con questa radiosità. Quindi siamo servitori dei servitori dei servitori. Questo è un verso molto importante, già la seconda volta che lo cita Srila Prabhupada. Gopi, Bartu, Pada, Kamala, Yor, Das, Das, Anudas. Più noi diventiamo servitori, dice Prabhupada, servitori dei servitori, più voi diventate servitori, più voi diventate, siete perfetti. Se voi improvvisamente volete diventare maestri, allora voi andate all'inferno. Dicevo, questo è tutto. No, non lo fate. Questo è l'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se voi passate attraverso il servitore del servitore del servitore, allora voi siete avanzati. Molto importante questo punto. Se voi pensate che ora voi diventate maestri spirituali, allora state andando all'inferno, andate all'inferno. Questo è il processo. Das, das, anudas. Chaitanya Mahaprabhu lo ha detto. Così servitore del servitore del servitore, centinaia di volte servitore. Questo significa che è avanzato. E uno che sta diventando un maestro spirituale direttamente, allora lui va all'inferno, lui è all'inferno. Cioè, lo ripete più volte questo concetto. Così, anarpita charim chirat, sta ripetendo la prima linea del verso di oggi. Dovremmo sempre ricordare l'istruzione di Srila Rupa Goswami, perciò noi preghiamo Sri Chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale. Ripete un verso che ho già citato all'inizio, che è una glorificazione di Rupa Goswami. Quando Rupa Goswami mi concederà la sua misericordia. La nostra missione è stabilire il desiderio di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questo è il nostro affare. Sri Chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale.
Srila Rupa Goswami lo ha fatto. Lui ci ha dato così tanti libri, specialmente il Bhakti Rasamrita Sindhu, che noi abbiamo tradotto in inglese come il nettare della devozione. Comprendere la scienza del servizio devozionale. Questo è il più grande contributo di Srila Rupa Goswami. Come diventare un devoto? Come diventare un devoto? Non è sentimento, è una scienza. Questo movimento per la coscienza di Krishna è una grande scienza. Yad vijnana samam vitam, jnanam me paramam guyam, yad vijnana samam vitam. Sta citando un verso del Bhagavatam, per dire appunto che questa è una scienza. Questo è un verso che si trova nel secondo canto. Lo leggo perché ovviamente non me lo ricordo. Secondo canto, capitolo 9, verso 31. È quando Krishna sta istruendo Brahma sulla conoscenza sulla scienza del servizio devozionale, sulla Bhakti, sta dicendo: la personalità di Dio disse: la conoscenza che riguarda me, come è descritta nelle scritture, è molto confidenziale, guyam, e deve essere realizzata assieme al servizio devozionale, dice Krishna a Brahma. Quello che è necessario per questo processo ti sarà spiegato da me. Puoi dedicarti a questa scienza molto attentamente. E qui ci sono due termini, jnanam e vijnana, che significa la conoscenza e la conoscenza realizzata. Conoscenza e conoscenza realizzata significa scienza. Sono due ruote di uno stesso carro, cioè la conoscenza e la conoscenza realizzata. Teoria e pratica, sono tutte e due importanti. Quindi cita questo verso per stabilire che la coscienza di Krishna è una scienza, ed è una scienza molto confidenziale. Guyam è una parola che ritorna anche nella Bhagavad Gita, Raja Vidya, Raja Guyam. Cioè questa è una scienza che veniva trasmessa ai re, una scienza regale, una scienza suprema, Raja Vidya, Raja Guyam. Una scienza quindi confidenziale, non è un sentimento, dice Srila Prabhupada. Se voi vi dedicate ad essa come un sentimento, dice Prabhupada, allora creerete disturbo. Un altro punto importante. Questa è l'istruzione di Rupa Goswami, e sottolinea questo punto citando un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, nel Nettare della Devozione, che dice: Shruti Smriti Puranadi Pancharatri Kividim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate, che significa che se noi compiamo un servizio devozionale che non è autorizzato dalle scritture autorevoli, come le Shruti, gli Smriti, come i Purana, è un servizio devozionale inutile, crea solo disturbo. Utpata è un verso che ha citato anche nelle conferenze precedenti. Ci sono alcuni versi che cita spesso mio Prabhupada. È un disturbo. Cioè, non dobbiamo pensare che la scienza di Krishna sia sentimentalismo, è una scienza, dice Srila Prabhupada, deve essere basata su questi testi autorizzati, non può essere qualcosa di inventato, qualcosa di sentito, io lo sento e quindi lo faccio. No, deve essere sempre approvata dai grandi acari. Abbiamo detto prima che bisogna passare attraverso dal maestro spirituale ai Goswami, dai Goswami a Sri Chaitanya Mahaprabhu, da Sri Chaitanya Mahaprabhu a Krishna. Quindi c'è tutta una serie di passaggi, non Krishna direttamente, non che Krishna è situato nel cuore. Talvolta un po' di conoscenza può essere più dannosa dell'ignoranza. Se uno ha un po'... Sì, è vero che cresce nel cuore, però non siamo così elevati che riusciamo a percepire il messaggio di Krishna all'interno del cuore. E poi Krishna non vuole così. Krishna vuole che si avvicini prima ai suoi devoti, che sono poi i suoi piedi di loto. È un altro modo per avvicinarsi a lui direttamente. Cioè questa è l'istruzione di Rupa Goswami, Shruti Smriti Puranadi. Cioè. Non bisogna inventarsi niente, è una scienza, è tutto scritto, bisogna seguire questi grandi acharya. E poi si conclude questa conferenza. Hare Krishna. Srila Prabhupada, chi già? Ci sono domande? Qualche cosa di poco chiaro? Io posso fare al massimo un riassunto della conferenza. In questa conferenza Srila Prabhupada, come anche nelle conferenze precedenti, mette in rilievo
In questo caso perché c'è un verso che parla direttamente della grandezza di Sri Chaitanya Mahaprabhu, mette in rilievo il fatto che noi possiamo conoscere Krishna solo attraverso Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è l'avatara più misericordioso. Krishna ogni tanto scende nel mondo materiale per distruggere le persone demoniache e salvare i devoti. Paritranaya sadunam vinashaya saduskitam, dice la Bhagavad Gita. Ma quando è sceso come Sri Chaitanya Mahaprabhu, lui è sceso anzitutto con l'arma della sua bellezza, Sundara, molto bello, con la sua bellezza trascendentale affascina tutti. E poi non con lo scopo di uccidere fisicamente i devoti, ma con quello di benedirli con la loro misericordia, di portare anche loro alla coscienza di Krishna, anche perché in Kali Yuga sono tutti demoni. È un'età molto disgraziata, le persone sono confuse, sfortunate, molto turbate, vivono poco, prajanalpa, una vita breve, molto breve. Quindi è molto difficile dedicarsi alla scienza della realizzazione spirituale. Già era difficile in altre epoche, che dite in questa epoca qui. Quindi, però Sri Chaitanya è molto misericordioso, dice Srila Prabhupada, molto misericordioso e ci sta permettendo non solo di capire chi è Krishna, ma anche addirittura di realizzare la piattaforma più alta di questa conoscenza, cioè capire le sue relazioni d'amore con i suoi devoti, in particolare con le gopi. Quindi, questo è un primo punto. E poi ripete un'altra volta il punto che non bisogna adulterare le istruzioni di Krishna. Bisogna passare attraverso la catena di maestri spirituali, evam param paraprattam imam rajarsai viru, cioè passare, questa scienza fu trasmessa da maestro a discepolo, e non bisogna saltare le tappe, bisogna seguire le istruzioni delle persone esperte che hanno tramandato questa scienza nel corso del tempo, non bisogna andare oltre. E poi, un terzo punto, ripetuto anche nelle altre conferenze, che noi dobbiamo essere Gopi Bhartu Pada Kamalayor Das Dasanudas, non dobbiamo cercare Krishna direttamente, ma, ecco, si ricollega al punto di prima, cercarlo attraverso, attraverso il maestro spirituale, i Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, per poi arrivare a Krishna. Questi sono i punti fondamentali. Poi, un ultimo punto è che questa è una scienza, dicevamo, è una scienza, non è sentimentalismo, e si ricollega ai punti precedenti ancora una volta. Dobbiamo seguire queste persone che sono esperte in questa scienza se vogliamo raggiungere effettivamente il risultato, l'obiettivo. Hare Krishna. Basta. Se non ci sono altre domande, se sono domande o chiarimenti o commenti, la prossima domenica leggeremo un'altra conferenza, il verso 5, l'esempio del Lati Lila. Gli appuntamenti settimanali sono da lunedì al sabato alle 7:15, c'è sempre una lettura dai libri, un seminario, una lettura dai libri di Srila Prabhupada. Il lunedì c'è una conferenza di Srila Prabhupada alle 7:15 di mattina. Il martedì c'è una lettura dal Ritorno a Krishna, la rivista del movimento Hare Krishna. Il mercoledì, il giovedì e il venerdì c'è un seminario sullo Srimad Bhagavatam. Il sabato, sempre alle 7:15, c'è la lettura dalla Srila Prabhupada di Lamrita. E la domenica alle 7:30 c'è una lettura di una conferenza che Srila Prabhupada ha tenuto sulla Sri Chaitanya Charitamrita. E poi il pomeriggio, per quanto riguarda il pomeriggio, il mercoledì e il lunedì c'è la lettura del libro di Krishna alle 19:00, e il mercoledì c'è il Kirtan Mantra Yoga alle 18:00, e il giovedì una conferenza sulla Bhagavad Gita alle 18:30. Bhagavad Gita così com'è, alle 18:30. Il sabato c'è. Sabato pomeriggio, se volete, sempre intorno alle 18:00 c'è l'Arinam, cioè andiamo a cantare Hare Krishna per le strade di Roma, quindi se volete venire siete benvenuti. Hare Krishna. Grazie. Paolo che ha scritto Tremenda Bisogna. Paolo che qui. Hare Krishna Paolo, che scrive, ripete questo verso di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Trinada Bisunicena, Trinada Bisunicena, che significa che dobbiamo essere come. Il Vaishnava deve essere molto umile, come un filo di paglia sulla strada, più tollerante di un albero. Questo è uno degli 8 versi che Sri Chaitanya, gli unici 8 versi che Sri Chaitanya Mahaprabhu ci ha lasciato. Sri Chaitanya Mahaprabhu diceva che dovevamo portare sempre questi versi al collo, cioè essere più umili di un filo di paglia sulla strada, più tolleranti di un albero, sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri. Sempre cercando di evitare invece il rispetto per noi stessi. Hare Krishna. Grazie Paolo. Hare Krishna, grazie per l'ascolto. Buona continuazione. In coscienza di Krishna.
Che ora? Alle 9:15 c'è la cerimonia del Govinda, c'è la vestizione delle divinità e poi potremo vedere le divinità col nuovo vestito e canteremo delle canzoni in loro glorificazione. Grazie per l'ascolto. Hare Krishna. Yane Babeni.